prima di stanotte, Roman Reigns era stato più acclamato. Il campione imposto dalla federazione e contestato dalla gente ha lasciato spazio all'uomo, un ragazzo che ha raccontato la sua incredibile storia e la sua malattia, la leucemia che combatte da 11 anni. Un malessere che non gli ha impedito di vincere tutti i titoli disponibili in UE, ma che non gli consentirà di continuare a combattere nei prossimi mesi. Una malattia di cui Roman ha parlato nell'ultima puntata di Raw, facendo commuovere il pubblico di Providence, nel Raw. Il discorso, visibilmente emozionato e costretto a rendere vacante il suo titolo universale, per cui a Crown Jewel si affronteranno Brock Lesnar e Braun Strowman. Reigns ha raccontato il suo malessere. Questa terribile malattia si è recentemente ripresentata. Per questo adesso dovrò tornare a casa, ma non mi sto ritirando. Io tornerò ancora una volta sul ring. Devo farlo per la mia famiglia. Per mesi e per anni sono venuto qui e ho detto che sarei stato qui ogni settimana, che avrei combattuto per il mio titolo, ma non ce l'ho. E adesso dovrò andare a casa per un po' di tempo. A parlare è stato Leah Joseph Noai, il demone di Roma, un discorso toccante che cambierà per sempre la storia della federazione di wrestling più importante al mondo.